Ben ritrovati con l'approfondimento di R9 Con, ricordo in onda il mercoledì a partire dalle ore 11, insieme a me Luigina Pezzoli, nell'ambito proprio della rubrica R9 Con a cura dell'agenzia giornalistica Logos. Oggi tanti ospiti insieme a me in studio, iniziamo parlando con Giuseppe Gabrielli, vicepresidente della Pelasgo 968, perché parliamo del concorso letterario Città di Grottammare. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, ci illustri questo concorso? È il concorso che scade il 31 di gennaio, quindi fra pochi giorni, e che sarà prorogato come tutti gli anni al 5 di febbraio. È un concorso letterario nazionale che è giunto all'ottava edizione. E diciamo che possono partecipare gli autori di poesia in lingua italiana inedita, poesia in dialetto inedito, saggio breve, racconto breve e poi libro che è di poesie, una sillogia poetica oppure un libro di racconti, romanzi, un saggio. Allora, l'obiettivo di questo concorso è quello di promuovere proprio la cultura del territorio? L'obiettivo sì, è quello di, prima di tutto, siccome siamo di Grottammare, di portare a livello nazionale in un ambito diciamo culturale, letterario, il nome di Grottammare. È quello anche di, appunto, di rappresentare una sorta di iniziativa indipendente, autonoma, diversa insomma da altri premi letterari, che sta appunto avendo un discreto successo perché siamo arrivati all'ottava edizione. Esatto, infatti mi piaceva sottolineare il fatto che è cresciuta la partecipazione di circa il 33% rispetto alle precedenti edizioni. Sì, sì, è stato diciamo dal primo anno quando abbiamo iniziato che abbiamo avuto 150 partecipanti che ricordo sono partecipanti che pagano una piccola quota, quindi pagano diciamo, quindi non è un concorso gratuito e quindi questo sta a dimostrare l'interesse a volte che c'è per il concorso. E, siamo cresciuti appunto dai 150 iniziali, siamo arrivati ai 400 partecipanti l'anno scorso che sicuramente supereremo quest'anno. Allora, tra le novità di questa edizione? La novità di questa edizione è data dal fatto che abbiamo aperto al libro, alla narrativa. Mentre l'anno scorso abbiamo introdotto per la prima volta il libro di poesia, quest'anno avremo la narrativa, quindi stiamo ricevendo romanzi, saggi e raccolte di racconti. Molta narrativa, molti romanzi. Allora c'è un'antologia poi delle opere selezionate. Sì. Dove si può trovare questa antologia? L'antologia diciamo che per averla basta rivolgersi all'associazione, mandare una richiesta via mail oppure raggiungerci via Facebook, noi siamo su Facebook come Pelasgo di Grottammare, oppure abbiamo anche il nostro sito che è www.pelasgo968.it, ci si può mettere in contatto attraverso uno di questi canali. Allora, il bando per poter partecipare al concorso è patrocinato tra l'altro dal Comune di Grottammare, Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati e anche dal Club per l'UNESCO di San Benedetto del Tronto, insomma sì, sono davvero tanti. Ricordo anche l'associazione Onfalos con cui dall'anno scorso siamo gemellati, che si occupa d'autismo, perché noi abbiamo anche un premio speciale che riguarda opere dedicate all'autismo, nonché abbiamo con il Club per l'UNESCO di San Benedetto un premio speciale dedicato alla violenza di genere e poi abbiamo un premio speciale per la metrica, un premio speciale per quanto riguarda il giallo, il noir, il thriller e per finire un premio intestato a Gioacchino Belli che pochi sanno che soggiornò spesso a San Benedetto e anche a Grottammare ai suoi tempi, e dedicato ad opere a carattere umoristico, erotico. Bene, allora, presidente onorario di questa ottava edizione, lo vogliamo ricordare? È Franco Loi, poeta nato a Genova, attualmente poi trasferito a Milano e sicuramente non dirà molto al grosso pubblico, però per gli addetti del settore, insomma, è uno dei poeti viventi
italiani più importanti. Forse il maggior poeta dialettale italiano vivente, lui ha scritto sia in dialetto genovese sia milanese, è ultra ottantenne, ma ci ripromettiamo di portarlo a Grotta Mare per il 6 maggio. Benissimo, allora c'è altro che vuole aggiungere Giuseppe? No, niente, io invito i ritardatari a questo punto, gli aspiranti scrittori oppure quelli che hanno qualcosa nel cassetto, una poesia, un racconto breve, un libro magari che hanno, che è stato edito in questo caso, però anche quelli che hanno un saggio culturale, a tirarlo fuori e a farcelo pervenire. Benissimo, allora grazie a Giuseppe Gabrielli. Grazie a voi. E noi ci risentiamo tra pochissimo con un altro ospite, restate con noi. Eccoci ritrovati in studio con l'approfondimento di R9Con, ricordo insieme a me Luigina Pezzoli, adesso siamo in compagnia del dottor Andrea Santarelli perché parliamo di un ritorno della storica band Nuova Generazione. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Un ritorno che ci sarà quando e dove? Dunque, il ritorno ci sarà venerdì prossimo, faremo uno spettacolo presso il locale Viniles, direi molto ben conosciuto per la gestione di Gianni Schiuma. Certo. Ed è una band che viene dalla nostra adolescenza, insieme a Marco Ghezzi, a Francesco Ciaralli, a Natale Santori, meglio conosciuto come Toro. Assolutamente, che saluto. E Natalino Mori, e quindi questo gruppo di ex ragazzi si ritroverà venerdì per suonare della musica agli 80, in questo caso che poi è stata anche la musica della nostra gioventù. Allora, questo per festeggiare un progetto molto importante, esatto. Ovvero per il cuore dell'Italia. Esatto, questo è un progetto che portiamo avanti con un'associazione a cui io partecipo insieme ad altri miei colleghi cardiologi dell'Emilia Romagna, io lavoro esattamente presso l'ospedale di Rimini, con cui condividiamo una passione musicale, abbiamo una band e seguiamo spettacoli prevalentemente nell'ambito di eventi congressuali. Come si chiama questa associazione? L'associazione si chiama Arts and Music for Life, Cuori e Musica per la Vita, e raccogliamo fondi per poi concretizzare progetti di solidarietà. Ne abbiamo già concretizzati alcuni di collaborazione, spesso nell'ambito sanitario. Ricordiamoli pure, cioè, Andrea. L'acquisto di materiale per un ospedale della Tanzania, esattamente di Ifakara, cui abbiamo già donato una cura incubatrice, bisturi elettrici ed altri materiali. Poi abbiamo concretizzato anche un progetto per una scuola dell'Emilia Romagna, esattamente una scuola elementare di Medolla. Quando ci fu il terremoto nel 2012 regalamo delle lavagne elettroniche e adesso purtroppo per portare un supporto alle zone terremotate del centro dell'Italia, tra l'altro io sono molto sensibile a questo essendo originario di San Benedetto del Tronto, stiamo concretizzando un progetto di supporto per una scuola di Arquata del Tronto e sabato inaugureremo l'allestimento di un'aula di scienze con il materiale da noi acquisito, esattamente diciamo, 5 microscopi elettronici e altro materiale di corredo a questa aula di scienze. Allora Andrea, com'è nata la passione per diciamo, realizzare progetti così importanti? La passione è nata nell'ambito di un'amicizia con colleghi cardiologi, come dicevo, dell'Emilia Romagna, con cui condividevamo, oltre alla passione per la medicina, anche la passione per la musica. E, è cominciato tutto nel 2008 con il nostro congresso nazionale dei cardiologi interventisti, organizzammo una serata musicale, da lì poi ci abbiamo preso un po' il gusto e poi abbiamo capito che potevamo anche unire delle cose belle come quello di effettuare dei progetti di solidarietà e siamo andati avanti e la cosa devo dire che ci dà molta soddisfazione e questo progetto del Cuore per l'Italia è stato concretizzato in maniera particolare con l'ultimo congresso della nostra società scientifica che ricordo si chiama GISE, Gruppo Italiani di Studi Emodinamici. Il congresso è stato, si è tenuto a Genova l'ultimo ottobre
e lì sono stati raccolti fondi per circa 6.000 euro che appunto saranno voluti per l'allestimento di quest'aula di scienze. Allora Andrea, per chi ci sta ascoltando e magari vuole dare il suo supporto alla vostra associazione, cosa deve fare? Se vuole dare il supporto alla nostra associazione c'è un sito internet che ha il nome del nostro gruppo, che è Doors to Balloon, lo dico in italiano per, certo, per facilitare l'accesso, e lì ci sono gli estremi per poter fare tutti i tipi di donazioni, insomma. Allora, per concludere Andrea, ricordiamo l'appuntamento di venerdì. L'appuntamento di venerdì che speriamo sia ben gradito, e venerdì al Viniles. C'è a partire cena. Da che ora? Ah. Per chi vuole partecipare alla cena, so che dovrebbe iniziare verso le 20.30-21, il nostro spettacolo invece dovrebbe essere invece verso le 23.00-23.30, insomma. Va benissimo Andrea, c'è altro che vuole aggiungere per la sua associazione, per i progetti che portate avanti? Sì, potrei aggiungere che fare della solidarietà è molto bello, quindi io penso che chi può partecipare contribuendo anche con poco, penso che sia molto meritevole, molto, assolutamente, molto bello per se stessi. Soprattutto in questo periodo. Allora, grazie ad Andrea Santarelli per essere stato con noi. Grazie mille, grazie. Voi restate con noi che tra poco abbiamo un'altra ospite. Eccoci ritornati in diretta in studio Radio R9 insieme a me Luigina Pezzoli per proseguire R9 con. Adesso abbiamo qui con noi Arianna Leoni della cooperativa Tandem Associazione Interculturale, perché parliamo di un corso che si sta svolgendo, già qualche appuntamento c'è stato a Grottammare, parliamo di mobilità umana e giustizia sociale, sfida e risposte. Buongiorno Arianna, salve e a tutti. Di che cosa si tratta? Questo corso è molto importante perché tratta un argomento attualissimo, lo sentiamo dai media, dai social, proprio sul tema dell'immigrazione, quindi è una questione molto importante in questo periodo e vuole dare non solo delle risposte a tutti quei siti che poi anche i cittadini più comuni si fanno sull'immigrazione, sul problema, sul fatto che ne stanno venendo tanti, e quindi anche dare poi delle risposte, cioè delle risposte del perché c'è questa immigrazione. Dei numeri effettivi e reali e non solo quelli che si sentono dai media, ed è proprio questo corso appunto promuove la possibilità di conoscere questo problema e quindi di poterlo capire e in qualche maniera poi affrontarlo. Quindi ecco, in qualche modo analizzare la condizione di chi si sposta dal proprio paese di origine. Sì. Tanti gli appuntamenti al quale è possibile partecipare. Sì, possono partecipare tutti, si rivolge soprattutto ai docenti, ai volontari, a tutte le persone che in qualche modo lavorano nel sociale, però è poi rivolto anche a tutti, a tutte le persone che sono comunque interessate, anche se vogliamo ai genitori, perché appunto il problema dell'immigrazione poi riguarda anche l'integrazione, no? Nelle scuole, se pensiamo appunto che la prossima lezione sarà proprio sulla seconda generazione. Quando ci sarà, Arianna? Questo sabato, quindi dalle 10 all'1, dove? Sempre al comune di Grottammare, alla sala consigliare, e è un problema per esempio attualissimo, cioè la seconda generazione sono tutte quelle persone che sono magari nate in Italia ma sono straniere, oppure degli adolescenti che magari appunto devono integrarsi in qualche maniera, e quindi è un problema che riguarda tutti, cioè l'integrazione parte proprio dalla conoscenza di questo problema. Ecco, quindi voi in qualche modo invitate, come mi diceva, i docenti ma anche semplici persone, sì, che sono curiose di scoprire, sì, un po' questo mondo. Sì, giusto? E anche volontari che partecipano a tutte queste associazioni, perché poi non è solo la Tandem ma sono tante varie associazioni che si sono unite, perché il problema è proprio anche quello di sensibilizzare, no, tutte le persone affinché in qualche maniera si possa integrare, sì, ma anche attraverso la conoscenza, cioè se pensiamo che non è soltanto l'immigrazione, non è soltanto quella che sappiamo noi di immigrati che vengono dalla guerra, come per esempio possono essere i paesi della Siria, cioè l'immigrazione parte anche da molto lontano, cioè un'immigrazione culturale, quindi capire questo, e poi anche i dati reali che i professori, che sono tutti professori universitari, in quanto questo corso non è fatto proprio da gente che si occupa
da professori che si occupano appunto della materia dell'immigrazione e quindi danno anche dei dati reali. Pensate che esiste anche un dossier dell'immigrazione con tutti i dati che ci sono e che appunto restringono abbastanza il problema e non ne fanno così un problema così grande come lo stanno facendo in questo periodo tutti i media. Chiaro, allora tanti incontri per terminare poi il 25 marzo, sì, giusto? Sì, il 25 marzo ci sarà appunto l'ultima lezione e anche se il corso appunto doveva essere l'iscrizione entro il 9 dicembre possono partecipare tutti ugualmente anche adesso, si possono iscrivere. Allora, ci vuole dire in maniera sintetica quali sono magari i punti che verranno affrontati in ogni appuntamento? Sì, allora, innanzitutto appunto i dati, quindi reali, il problema della seconda appunto generazione, il problema anche della discriminazione che sta nel web. Esatto. Questo è molto importante perché poi con il social è facile, magari molte persone giudicano in maniera così, scrivono, e magari non sanno che poi possono effettivamente creare un problema di discriminazione sociale perché basta offendere delle persone senza magari conoscere l'effettività appunto del problema e magari creare poi un senso di malcontento generale che comunque esatto, non deve avvenire. Il titolo dell'11 marzo, dell'incontro dell'11 marzo è Crimini d'odio online e offline, sì, quindi questo è quello che sta illustrando, sì. Lei. Anche la Tandem sta appunto cercando di monitorare questo problema attraverso appunto un progetto che sta facendo proprio la Tandem di in qualche maniera limitare tutta questa discriminazione che c'è nei social. Ecco, allora per concludere, Arianna, se in qualche modo ci può illustrare in maniera sintetica quello che fate voi come Tandem, come sì. associazione. La Tandem si riguarda tutti i problemi di discriminazione, che possono essere, in questo caso stiamo trattando quello dell'immigrazione, ma può riguardare anche i disabili, gli anziani, i bambini, le donne. In questo periodo ci stiamo occupando soprattutto di immigrazione e infatti abbiamo aperto anche uno sportello che è partito dal 10 dicembre, uno sportello appunto di consulenza legale sull'immigrazione, cioè il problema dell'immigrazione è proprio un problema anche a livello di leggi, no? Perché noi sappiamo soltanto che il testo unico è soltanto nato nel 98, quindi pensiamo quanto poi sia un testo giovane e certo, poco conosciuto, certo. E quindi poi non solo poi le persone, gli immigrati che non conoscendo la nostra legislazione possono avere dei problemi, ma anche tutte le persone italiane che magari il ricongiungimento familiare, per esempio, crea notevoli problemi perché poi è un testo nuovo e soprattutto con questo problema si sta anche evolvendo molto. Quindi noi vogliamo appunto attraverso questo sportello, che è completamente gratuito, sarà rivolgersi a tutte le persone che avranno difficoltà, nel senso permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, ma anche delle semplici domande sull'immigrazione. Noi... Quindi per contattarvi diamo pure le coordinate? Sì, potete contattarci o sul sito Facebook, Tandem Associazione Interculturale, oppure sulla posta elettronica, la tandemassociazione@libero.it. E come sede invece dove siete? La sede è in Grotta a Mare. Possiamo trovare i riferimenti ovviamente, sì, su Facebook, tutto, sì, l'indirizzo e tutto quanto. Allora Arianna, io ti ringrazio per essere stata in nostra compagnia, grazie per averci illustrato un corso così importante ed attuale. Termina dunque anche per oggi R9 con l'approfondimento, insieme a me ci ritroviamo domani, ricordo alle ore 11:15 con R9 con. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ciao!